Checco Zalone è morto. Forse qualcuno ha scambiato il 1° ottobre con il 1° aprile. È quella la data del consueto pesce d'aprile. L'attore barese non ha avuto alcun incidente stradale. È vivo e vegeto e si gode i suoi grandi amori, ovvero moglie e figlioletta. Da questa mattina sui social si è scatenato il panico. La notizia di un incidente mortale che ha coinvolto Zalone ha fatto presto il giro del web. A rilanciare la notizia a uno dei tantissimi portali di fake news, Il Messaggero. Il nome molto simile al quotidiano romano deve aver tratto in inganno in tantissimi, tant'è che molti hanno creduto e ricondiviso la notizia della morte di Checco Zalone facendola diventare virale. Un tragico incidente stradale è avvenuto a Milano nella notte di domenica e lunedì e ha eclissato per sempre la stella di Checco Zalone, celebre comico e amato di tutti, si legge nell'articolo. La pagina che riportava della morte di Checco Zalone è sparita, e adesso non è più raggiungibile. Il Messaggero.it, infatti, da 500 internal server error forse a causa dell'eccessivo numero di visitatori ricevuti in così breve tempo. Appurato che Checco Zalone è vivo e vegeto e sta benissimo, cosa sappiamo sull'attore pugliese? Quando torna Luca Medici, in arte Checco Zalone, in sala cinematografica? L'attore pugliese dovrebbe andare sul set del suo nuovo film a fine ottobre. Visti i tempi necessari per le riprese, e la lavorazione che il film richiederà, il lavoro del comico pugliese dovrebbe essere pronto per l'uscita al cinema nell'autunno 2019. Il film, come i precedenti, è prodotto da TAO2 e distribuito da Medusa. C'è grande attesa, dunque, per il ritorno in sala di Checco Zalone che sogna di ripetere quanto fatto con Quo Vado? Pellicola che ha sbancato ai botteghini. Intanto, nelle ultime settimane Checco Zalone è finito sulla bocca di Lino Banfi. L'altro attore celebre dalla Puglia, ormai conosciuto anche come Nonno Libero, rivela. Checco Zalone. Qualcuno ha ipotizzato. Perché non fate padre e figlio come il grande Sordi con Verdone? Per me se ci fosse una storia buona, perché no? Checco. Con un invito così. Come fai a rinunciarci?